In piazza Salotto a Pescara il flash mob del settore del wedding, fermo ormai da un anno, che chiede risposte al governo e calendarizza la protesta il 26 di ogni mese. Partito in Abruzzo, per poi allargarsi rapidamente in tutte le regioni italiane, l'appello insieme per il wedding è una proposta indirizzata al governo da tutti gli imprenditori del comparto, senza cartelli politici, hanno detto, alla quale stanno aderendo numerose associazioni, federazioni, futuri sposi e quanti solidarizzano con il settore in grave difficoltà. Marina Franceschini. Esattamente, ci siamo uniti noi del comparto wedding. Dalla mia idea la mia idea è stata subito sposata da Stefania Vismara di Udine e così naturalmente ci siamo uniti in tutta Italia. Oggi siamo 14 piazze e scenderemo, torneremo in piazza il 26 di marzo per chiedere attenzione, per chiedere aiuto e per chiedere in modo particolare una data certa sulle riaperture seguendo dei protocolli anti-Covid ben specifici. Perché diciamo che nel 2020 diversi matrimoni sono saltati a causa di forza maggiore, Covid. Si sperava nel 2021, ma adesso vediamo le cose come stanno andando, dunque la perdita è ingente. Assolutamente, noi di Insieme per il Wedding abbiamo calcolato e stimato. Siamo un comparto che fa 25 miliardi di fatturato annuo, che dà lavoro a 1 milione di lavoratori stagionali e regolarmente assunti. Che ha affrontato una stagione ferma, abbiamo lavorato al 10%, quindi abbiamo una perdita ingente e stiamo affrontando la stessa perdita per il prossimo anno, in quanto le cerimonie 2020 sono state spostate al 2021, che attualmente sono ferme, quindi ci stiamo proiettando a un successivo fermo e quindi stiamo andando incontro al secondo anno di fermo relativo al wedding, alle cerimonie in generale, a tutti i tipi di feste. Alla manifestazione di oggi era presente anche l'assessore comunale di Pescara, Alfredo Cremonese. Un'ennesimo sit-in di uno dei comparti.